Ci sono scelte che lasciano il segno per sempre. Sono le scelte definitive. Mobili Pizzi vi apre davanti spazi visti da una prospettiva precisa, la vostra. Scegliete da noi i vostri mobili, che siano classici o moderni o persino su misura. Con Riflessi, La Falegnami, Saber, Le Fablier, Cucine Torchietti, Ernesto Meda, Stosa. Con la nostra consulenza tecnica e la progettazione di interni. Mobili Pizzi, Superstrada Ionica, uscita Galleria Melito Porto Salvo. Info 0965 78 37 83. www.mobilipizzi.it. Vieni a visitare il nuovo showroom Stosa Cucine. La Mallamaci Grandi Impianti lavora dal 1988 nel settore delle forniture e servizi globali per la ristorazione professionale, con un vasto assortimento di prodotti delle migliori marche nel settore e servizi che la rendono un'azienda dinamica, attenta all'evoluzione del mercato e a soddisfare efficacemente le esigenze dei clienti, creando una partnership business to business. L'esperienza di oltre 30 anni nel settore ed il costante aggiornamento sono garanzia di qualità, affidabilità e ricerca delle soluzioni ottimali per ogni contesto, con l'obiettivo di ridurre i consumi e massimizzare i rendimenti, progettando attività dallo stile accattivante nel pieno rispetto della normativa vigente. Consulenza personalizzata, progettazione e rendering, montaggio e assistenza, consulenza finanziaria. Mallamaci Grandi Impianti, via Sbarra Inferiori, Reggio Calabria, dal 1988. Sulle alture delle colline calabresi, da un attento lavoro di raccolta che unisce tradizione e innovazione, nasce il pregiato olio extravergine d'oliva che il Frantoio Perre fornisce dal 1964. Frutto caratterizzato da un basso valore di acido oleico e dal gusto deciso che lo rende un prodotto scelto in tutto il mondo. Olio Perre, un viaggio per il tuo palato. Contattaci subito per informazioni. Style Arredamenti di Patrizia Anastasi. Nella nuovissima e più ampia sede sulla strada statale 106 a Bovalino, ora anche vasta esposizione cucine Feval e camerette Moretti Compact. Style Arredamenti, tutte le migliori proposte per arredare la tua casa. Qualunque sia il tuo stile, troviamo insieme le soluzioni più adatte per te. Style Arredamenti, stile classico, moderno e contemporaneo. Le ultime novità, i migliori marchi di cucine, camere da letto e complementi d'arredo. Il vantaggio dei servizi esclusivi, la progettazione, comodità dei pagamenti e finanziamenti personalizzati. Style Arredamenti, la competenza ad ogni costo. Style Arredamenti si è rinnovato. Vieni a vedere la nuovissima sede di Bovalino. Ti aspetta una nuova e più ampia esposizione con la convenienza di sempre. Cucine, camere da letto, soggiorni, divani, porte e tanto altro. Una scelta infinita di mobili moderni o classici con le ultime novità. Style Arredamenti ti segue dalla progettazione in 3D al montaggio e ti offre pagamenti con finanziamenti personalizzati. Style Arredamenti di Patrizia Anastasi è tutto nuovo. Sulla strada statale 106 di Frontex Stabilimento Profil Serre. Info allo 0964 62 9007. Quanto strati e paesi e città io conosco, e quanto treni a scendere e a inchianare, quanto facci di uomini, di femmine, di picciritti che salutano, e lo treno che passa, e li robbi stenduti e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti, puntari i denari, con la mano tra la sacchetta affondata, e quanto strada, con i piedi che dolino, e lo cori che si squaglia come gira. Il sud è un paese bello assai,
Il sole è caldo e non si fredda mai, il mare è azzurro, verde, sperlucente. Qui non si vide mai roba inquinante, siamo genti felici e stracontente, non abbiamo bisogno ma di niente, quasi campa d'aria. L'alfabeto dell'amore. A, come amore che non finì mai, a meglio cosa li tempi d'oi, co vuole bene è ricco a un divai, e sta luce di giorna soi. B, com'è bello, è un firmamento in tutte cose belle da natura, l'acqua che corre, quando frischio vento, l'erba che spunta, uccello che mugliora. C, come cielo della terra mia, che lacrima smaragli d'acqua azzina, cielo in notti, chino in magia, montagne incenso e laghi paperina. D, come addio, principi tutti cosi, strada sicura e porti speranza, nesci in tuo profumo di lirosi, e in te dolori cresci in abbondanza. E, come erba quando è primavera, e a terra è tutta quanta rivistuta, erba e vento, erba d'armacera, manto che ti risbiglia e che ti muta. F, come fede che t'abbampa, e quando un carda gli uma citto a citto, e sta accompagna l'uomo, e stina lampa, che luce puro dall'oscuro fitto. G, come a gioventù, notte impatata, singata e rotelline scirfalora, anima paccia, chi non torna amata, sciarvo che ti stordi, canto che t'accora. Sì, come i fiori spampanati, quando a terra è a mezza una frescura, sunni i pensieri innamorati, che improfumano tutta la natura. Gì, come gioco della cotra lanza, o campanaro, o faglio, o piruniccio, così nenti, chini d'importanza, chi parroglio bastavano forticcio. Elle, come gli luci che risplendi, tall'occhi una figliola innamorata, luce divina che tu su li pendi, e te grutti dell'anime ammucciata. M, come a mamma, che gli cosa più duci che di detto signori, viglia pure i notti e non riposa, mamma e sto rilogi tutti luri. N, come l'inna di figlioli, quando uno innaca e canta una canzona, domani e più non nescono parole, dorme, figliolo, catannaca a luna. O, come uomo, un re dell'universo, patrone d'atte mondi e d'altre strati, chiglio che invente tu non è mai perso, medici, pitturi e letterati. P, come padre, perno da famiglia, chi sempre in davarria si rispetta, non sape chi mi faci, a un di piglia, e all'ultimo i sissetti gli abbuffetta. Q, come o quadro, senso le espressioni, a onde uno parla capittura, dici parole, mostra le emozioni, ripeto un ritornello da natura. R, come a ruota da fortuna, che quanto cosi vuole arresti indai, non può sapere chiglio chi ti duna e chi ti duna non t'abbasta mai. S, come un silenzio un barsamato che indanno tutte quante le emozioni, silenzio da luna, du criato, e non credo che gli uma ed è stutato. T, come a terra, a onde ogni persona misi in tall'anni tutti diricati, puru se sicca e niente mi ti duna è sta terra degli innamorati. O, come ombreglia, quel riparato non si spagnano i troni e temporali, amaro e o povero sciancato, chi non ha né già che i nostri vali. V, come a vita che Cristo concepio, vita che non è solo respirare, vita è la cosa che indi detto Dio, che stedunari, capisciri, amari. Z, come allo zaino, la croce cognuno da barriera scina contento, u bianco e negro, u scuro e stina luce, ca Cristo est lo vero insegnamento. Lasciata la statale E90, all'altezza di Bovalino, in un pomeriggio terso con una leggera brezza, dopo 10 minuti di macchina, ecco che, superata una delle tante curve incontrate lungo il percorso, si presenta il maestoso panorama di benestare. Qui si respira un'aria salubre e pare proprio che il paese, casale di Bovalino, sia stato fondato per questo motivo.
Una storia che ci riporta indietro nel tempo, quando i primi e pochissimi abitanti nel 1266 custodivano il feudo di Fulcone Ruffo. I primi veri insediamenti umani si riscontrano nel 1600 e Benestare, dedita alla pastorizia e all'agricoltura, si impose come uno dei paesi più ricchi e laboriosi del territorio dell'Aspromonte. Il terremoto del febbraio del 1783 ha messo e poi in ginocchio parte del paese con molti crolli e lesioni di case e chiese, danni ingenti che ammontarono a 30.000 ducati. Nel 740, quando Carlo III di Borbone emanò i dispacci per la compilazione dei catasti onciari nel regno di Napoli, di Benestare non si ha menzione. Questo perché all'epoca non era classificata neanche come università. Nel 1811, con il periodo dei francesi, Benestare diventa comune autonomo. Era il paese dal centro storico bianco, perché il colore dominante delle sue case erano infatti costruite e rifinite con gesso, visto che nel territorio c'era una forte presenza di fornaci che lavoravano tale materiale. Sicuramente un paese da restaurare per riportarlo al suo antico splendore. I cognomi che oggi conserva il paese fanno pensare alle varie dominazioni che nell'arco dei secoli si alternarono. Addirittura l'origine di qualche cognome tedesco, oggi storpiato, potrebbe indurre a credere che nel territorio ci fossero estrazioni di minerali. Ciò perché i tedeschi erano considerati maestri nel campo siderurgico e metallurgico e venivano chiamati i luoghi ricchi di minerali. Ottima la cucina tipica di Benestare, che conserva piatti tradizionali tramandati dalla Magna Grecia e tra l'altro sughi che cominciano a cuocere dalla mattina, così come li preparavano le nostre nonne. Benvenuti amici telespettatori, buon giovedì sera con noi, con Radici nel paese di gesso, o meglio nell'ex paese di gesso perché ce n'è rimasto davvero poco. Siamo a Benestare, in provincia di Reggio Calabria, ci torniamo dopo tanti anni per raccontarvi una storia nuova di Benestare e il suo territorio. Saremo anche nelle contrade come Belloro e scopriremo anche il piatto tipico di Benestare. Non mi resta che dire, venite con me. Seppur Benestare è un paese piccolino, è un territorio decisamente molto vasto. Siamo in una delle frazioni di Benestare, ci troviamo a Belloro. Belloro si trova nella strada provinciale che porta su verso San Luca. A un certo punto si svolta a destra e si va a Belloro. Perché siamo qui? Per incontrare due persone speciali, sono due artigiani nella loro piccola grande arte, due geni secondo me. E allora oggi parliamo di costruzione di zampogne e i Panara. Andiamo subito a incontrare Nando Zappia. Abbiamo avuto, come dire, il piacere di incontrarlo a Polsi in un nostro giro che facciamo di consueto ogni anno, e anche quest'anno ci siamo visti e abbiamo pensato di dedicare spazio a questa tua arte. Andiamo a vedere il tuo laboratorio. Intanto ben trovato. Grazie. Andiamo a vedere il tuo laboratorio. Sì, Nando. Andiamo. Costruire una zampogna non è assolutamente facile, anzi è molto complicato, anche perché ha due organi importanti, ovvero la parte delle chiavi, che è quella in legno, che in genere ogni costruttore se li tornisce da sé, e anche la parte dell'otre, quella che va ovviamente alla pelle, che deve essere riempita d'aria. È così, Ferdinando? Sì. Allora, fai tutto tu, da quello sì, che ho capito. Sì, io faccio le otre e costruisco le zampogne, la parte legnosa, diciamo. Ma tu hai anche gli animali per fare? Sì, io ho anche un po' di animali, però... Quindi quando ammazzi un animale per essere consumato, tu custodisci la pelle, sì. E poi questa pelle viene
girata al contrario, al contrario, cioè la parte col pelo va dentro. Sì, viene tosata, viene messa sotto salamoia, diciamo, un paio di giorni, 15-20 giorni, poi viene allacciata, diciamo, per bene sotto, viene messo diciamo la cannella che si gonfia all'otre. Andiamo con ordine. Sì. Intanto la pelle deve essere messa sotto sale perché per non sì, farla sì. puzzare, per non che, no? che non puzzi e no, che non marcisci anche, perché un otre dura 4-5 anni tranquillamente. Diventa una sorta di bolla grande sì. dove sì. viene ovviamente imprigionata l'aria che si mette dentro. Questa sì. cos'è? Questa è la cannella che si gonfia per soffiare dentro l'otre per suonare. Quindi tu gonfi questa cannella, sì, ecco, sì. Immaginiamoci un pallone sì. grande che poi vi facciamo vedere. Sì, l'otre diciamo otre. Che... Mentre tu usi anche il tornio? Sì. Manuale. Tutto, sì, ma come diciamo si sì. una volta praticamente. Sì, anzi, una volta il tornio non si usava. Era pedale il tornio di una volta, adesso abbiamo l'elettricità e funziona con la corrente. Quindi non. Posso vedere una fase del tuo lavoro sì. con il tornio? Allora, vedete, lui ha già predisposto il lavoro sì. qui perché la. Che legno è intanto? Questo è un legno di Erica. Erica, Bruvera. Brevera, sì, Brevera, sì. Brivera, sì, da noi Bruvera. Brevera. Con l'erica, con la radice si fanno le pipe. Le pipe, sì. E questo tu invece lo fai per fare le canne. Le zampogne, sì, per costruire le zampogne. Anche le pipite, puoi fare. Sì, sì, anche le pipite, diciamo i fusti si fanno delle pipite più che in erica. Poi diciamo la parte davanti viene fatta in un altro legno più morbido, in acero o in gelso. Però le zampogne si fanno tutte di erica. Allora io qui per esempio non vedo un utensile per tagliare il legno. No, che no, fai, questo tu? È un tornio che si lavora con lo scalpello, diciamo. Quindi a mano? Sì, a mano, sì. Sì, ah, accidente sì. più difficile perché non viene un lavoro di una precisione estrema, anzi. No, qui bisogna avere una precisione. Senti, possiamo dire che tutte le zampogne sono diverse l'una dall'altra? Sì, non sì. non sono tutte uguali, è vero? Sì, non sono tutte tutti uguali. Tutti sono pezzi unici. Pezzi unici, sì. Andiamo a vedere il lavoro. Sì. I trucioli di legno saltano dappertutto, però ovviamente rimane una superficie levigata non in maniera precisa perché non è un utensile fisso, ricordiamolo, è un utensile che lui tiene a mano, quindi a questa flessibilità non garantisce la precisione della superficie. Ecco, il termine giusto è proprio questo. E poi cambierai arnese sì. per fare quella spallatura qua, la spalla sì, va sì, fatta sì, con un altro arnese, infatti sì. si cambiano i gradi e si sì. entra con un utensile a 30 gradi, ecco, ecco come incide, vedete? Così viene modellata questa canna e poi nella zampogna quante canne sono? 5. Sono 5 canne perché zampogna a paro. Sì, a paro. Adesso vedete sta incidendo per fare dei disegni particolari e poi vengono modellati con l'altro utensile che serve più a sgrossare che a lisciare. Io credo che poi una lisciatina va fatta sì, con la carta, no? La carta vetrata, sì, sì, infatti ci sarà la carta all'ultimo quando va a lisciare con la zampogna è pronta, si fa e si lo fermiamo un attimo, vediamo cosa hai sì. fatto di particolare. Sì. Se andiamo nel particolare? Sì. Allora, ecco qua, vedete? No, lo puoi lasciare là, tranquillamente, Nando. Ti chiamo Nando per sì, comodità. Sì. Ti chiamo allora, per... questa è una canna di una zampogna a paro piccolina. Guardate, diciamo. Guardate la superficie, ancora è grossa, sì, grossa sì, questa ma sgrossata ancora bisogna di più. Rifinirla. Va rifinita con un utensile più sottile, pure sì, quello. Sì, anche con quello, uno più sottile, diciamo. Ecco, invece questa qua, la spallatura, sì. va fatta con questo utensile sì, qua, questo qua. Quella a punta. Sì, quella a punta ecco. per fare per l'angolazione lati, come... Ecco. Sì. E poi vanno fatte altri disegni o no? Sì, sì, vanno fatte le segni sopra qua, in pratica poi a tua fantasia, a piacere dell'artigiano. Non ha una funzionalità no, del no, suono, no, 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 assolutamente. È solamente una la bellezza, fantasia. Sì, la bellezza si fanno, come vedete, che si fa, cambia praticamente sì. il vedere, la poi qua la canna, nel centro si fa un'altra linea, diciamo anche che, lì, ecco qua. Fermiamoci un attimo, facciamola vedere adesso. È cambiato l'aspetto, vedete il disegno sì. è completamente diverso. Bene, a questo ovviamente c'è un lavoro precedente da fare. O sì, si fa dopo, la foratura, sì, prima. La foratura va fatta sì, prima. Prima, sì. Quindi va forato e con che cosa lo fori? Hai uno strumento che hai costruito? No, questi sono punti
Con un trapano magari? No, sempre al tornio, sono punti speciali a cannone che si fanno le forature con l'aria, ad aria. Abbiamo capito, sì, com'era aria, la funzione. Sì. Adesso è il momento di andare a vedere come la zampogna è pronta. Sì. La sai suonare? Perché t'ho sentito suonarla, sì, a credo Polsi. Di sì, credo quindi di sentiremo sì. Sentiremo anche il suono della tua zampogna. Sì, sì, come no. Ecco il prodotto che io prima vi ho introdotto. E non solo zampogne, perché lui fa davvero di tutto, e non solo lui, perché ci sono alcuni prodotti che non ne ha realizzati lui, ma ve li facciamo vedere perché sono davvero speciali. Ma intanto introduco Francesco, perché Francesco sta facendo opanaro. E varzira ficiliti, un vecchio panaro, non eri tu, eh? Chi voleva nelle mezza per non coprire un panaro, e non era fatto buono, era tutto scolacchiato, oh madonna dilurito, povera la chiumara, usi leva, luca il nito, e non mi fanno più panara. Quanto ci vuole per fare un panaro? Quanto ci vuole? Se vuole inaugurare. Inaugurato. Noi una ora non la pigliamo tutta, no, però no. L'abbiamo appena imbastito. Tra un po' torneremo da Ciccio. Francesco Ciccio uguale, giusto? Sì. O ti chiamano Ciccio o ti chiamano Francesco? Francesco Ciccio, tutti. È uguale. Basta mi chiamo. Allora, poi vedremo il materiale che impiega lui. Intanto andiamo. Cattivo tempo oggi, Ferdinando, non stiamo stati fortunati. Aspettavano noi il tempo, però fa bene, la pioggia manca. La pioggia ci vuole. Allora, prima di andare a vedere la zampogna, andiamo a vedere la differenza che c'è tra chi ha paro e chi ha moderna, e c'è la chiave. È la chiave. Questa è la chiave. Questa è la chiave, sì. Questa viene usata più nel pollino. Sì, nel bibonese. Una zampogna, diciamo, delle zone di Mammola andando avanti. Sulle montagne. Sulle montagne. I grandi pastori. Sì, Serra San Bruno, queste zone qua. Sì. Mentre nella Locride invece. Nella Locride è la zampogna a paro. Ed è quella che fai tu. Ed è questa che faccio io. Tutti questi pezzi qua l'hai fatti tu. Sì, sì, sì. Guardate quanto è bravo, quanto è straordinariamente bravo. Prendiamo questa che mi sembra quella più. A parte la parte descrittiva, la parte visiva che è meravigliosa, lui che fa? Mette anche degli inserti particolari, pezzo di corno di animale. Di corno, sì. E tu lo inserisci qui perché? Allora, questo si mette qua per se in caso c'è qualche problema che cade, col caldo si asciuga il legno che cade e non si rompa, diciamo, la parte legnosa. Solo per quello, sì, non cambia. Sì, sì. E anche per bellezza, perché il corno è una cosa più carina. Tappi? Perché hai i tappi? Allora, i tappi servono per l'accordatura. Spieghiamo perché. Sì, perché quando si corda una zampogna bisogna prima accordare le due canne principali, la destra e la manca. Allora, queste qua devono restare sorde. Sì. E poi. E poi cambia. Sì. E poi una alla volta, prima si fa il fischietto, poi. Allora facciamo una volta che tu hai accordato questo tappo passa in un'altra. No. Questo è di questa canna, il tappo di questa canna. Ogni canna. Queste due canne non hanno tappo. Perché le fai per prima? Sì. Perché queste quindi suonano. Queste qua devono restare mute finché tu non accordi per l'accordatura. Poi queste si accordano con quelle là. Sì. E il fischietto per primo. Sì, prima il fischietto, poi noi la chiamiamo la quarta, perché la quarta canna, e poi l'ultimo lo zumbo, il zarrumbo. E sarebbe? E questa qua. U zarrumbo. Come a farfalla. Sì, u zarrumbo. U zarrumbo. Allora, ascoltiamo il suono, perché noi siamo curiosi di sentire una ninnarella. Ferdinando. A ninnarella di Natale. Ha facesse qualche bota? Sì, l'ho fatta, diciamo. Dai, adesso bisogna gonfiarla, perderemo qualche attimo di tempo. Questa è l'altra che prima ci ha spiegato lui, facciamola vedere, vedete? È tutto materiale che ha realizzato lui. Dentro a questa peluria qua, perché rimane così, vero? Sì, dentro c'ha il pelo. Rimane come? Questa è la lana girata, della capra, rimane dentro. L'hai cucita tu, vero? Sì, questa l'hai cucita, l'ho messa fatta sotto io, sale, eccetera, eccetera. Sì. Andiamo a gonfiare. Questa l'ho fatta io. Il lavoro anche forte. Thank you.
l'accennata, diciamo, no? Questa per fare, diciamo, bene bisogna accompagnarlo con la pepita. E ci vuole la pepita, fa un altro suono. La pepita è più sottile, sì, è più, sì, stridolo. Sì. E si andava in due una volta, sì, no? In giro per le case per fare la novena di Natale, sì. Allora, prima di introdurre gli altri strumenti che vi facciamo vedere da qui a poco, io vado a vedere a che punto è o Panararo, ma ci vuole tempo. La canna ancora non ci gnammi. Perché poi arriva questa qua, vedete? Poi va intrecciata con la canna, che è stata messa a mollo, o sbaglio? Quanto giorno devo starci a mollo? Una giornata sola? Questo cos'è? Salice, che è? Salice. Questo è salice. Salice selvatico. Allora aspettiamo un attimo e andiamo a vedere gli altri strumenti. Allora, io so che tu hai un amico che viene dall'area grecanica, da Bova, no? E ha preparato questi strumenti. Sì, cioè, i pastori una volta, sì, insomma. Vedete che meraviglia, davvero arte allo stato puro. Veramente a questo qua ancora si deve incurvare per bene, è tenuto, sì, per, sì, questo, sì, motivo così. Che legno è questo, sai? Questo è castagno, sì. Si incurva facilmente, sì, sì. Questa... anche le ceste si facevano di castagno. Sì, anche le ceste. Questo è olmo, è un legno di olmo. Anche l'olmo, vedete, sì, è, sì, più maestoso, no? Come, sì, il legno più, sì, imponente, diciamo, sì, sembra un pastorale. E questa l'ho fatta io nel 1995. Passate, questo. E allora, poi ci sono le pepite, le hai fatte tu? Sì, le pepite, sì, sì. Le suoni tu le pepite? No, non bene, ma dai, così. Ci vediamo come vai. Così. Vediamo come vai a curare. Questa che c'è l'ancia all'interno, questa è un'ancia. Ah, ognuno dava l'ancia sua? Sì, perché... ecco, un attimo di pazienza. Sentiamo il suono della pepita. Questo è il suono della pepita. Questo che legno è? Questo è mandorlo. Addirittura, col, sì, mandorlo, sì, hai fatto. Anche questa zampogna è fatta di mandorlo. Quindi non sempre lo stesso legno usa? No, sempre. Cambia? E non, sì, cambia il suono? Sì, cambia anche il suono, sì. E il mandorlo ha un suono più dolce o più... Più dolce, diciamo. Essendo mandorla. Sì. Questo è... Era una battutaccia. Questo è un legno che non è difficile a trovare. Cos'è? È terebinto. Cosa? Terebinto, è il portannesto del pistacchio. Ah, non lo sapevo. È un legno particolare che si trova nelle montagne di San Luca. Ah, ho capito. Quindi in dialetto si chiama scornabecco. Stornabecco. Scornabecco. Scornabecco. Sì. Mai sentito. È un legno anche questo. Sarà durissimo allora. Sì, sì, se sì. Scornabecco. Sì, anche questo è lo stesso legno. Stesso legno. Sì. Cambia anche il colore, ovviamente. Sì, infatti, sì, cambiano le venature del legno. Sì. E poi ci sono altri materiali, come, sì, i collari per le capre, anche questi sono fatti dell'area grecanica. Sì, sì, sì. Si vede anche il gelso. Disegno. Questo è gelso nero. Questo è ciorcio. Sì, certo. Gelso. Gelso nero. E allora, Ciccio. Allora, è il momento complicato e difficile fare un opanaro, a meno per me che non sa ci mufazzo. È difficile, no? Capo, è difficile, giusto? È difficilissimo, perché qualcuno non sa, è così. Un'ora ha detto che ci vuole per fare una cosa del genere. Però noi facciamo vedere solo come comincia a intrecciare le canne. Canne che tu hai preparato nei giorni precedenti, ovviamente. Esatto. Hai tagliato a queste striscette sottili che vanno, ricordiamo, bagnate, perché? Perché hanno un'elasticità maggiore, esatto, e quindi si piegano, non si rompono. Se non è bagnata si sgangano, si rompe la canna, quindi diventa più morbida. Vedete? È meglio, no? È anche un sapiente lavoro di mano, guardate quanto è complicato e difficile intrecciare. È difficile perché... è ben difficile per me, perché non l'ho mai fatto. No, per, non te. Solo... per te no, perché ormai le fai anche agli occhi chiusi, o proprio con gli occhi chiusi, prova. Sì, sempre. Provo con l'occhio chiuso, guardo gli occhi. Provo con l'occhio chiuso, vedi? Siamo qua, guarda. Provo con l'occhio chiuso. Bello, confermato, entrezza giusto, pure con l'occhio chiuso. Allora io vi faccio vedere come può assomigliare un prodotto di quel tipo quando sarà finito. È questo qua, guarda. La copaneia che sta, non è nopanato. Il primo giro è sempre più difficile, no? Questo qua in realtà l'ha fatto Nando, perché pure lui è bravo a fare queste cose. Ti ha insegnato lui? Sì. Così? Un po' sì, ti ha insegnato lui. Abbiamo allora... parlato, no? Parlando uno si impara. Certo, no, parlando uno, guardando si impara. No, pure parlando un pochino. Pure parlando, se parla e non guardo non mi posso imparare. Se uno spiega come vengono le cose. Questo è un altro esempio, Panaro, eccolo qua. Questo lo fece Nando sempre. Non faccio. No, fece manco Nando questo.
Che stanno? È una grossa acqua. Questo che è per l'olive, no? Per le olive. Per funghi, olive. Funghi. Non mondeio. Si può raccogliere tutto. Una volta che è fatto, cogliamo più che capo. Tranne dell'acqua. L'acqua non si coglie, copanale. L'acqua si va. Grazie, Francesco. Copanale. Grazie, Mastro Franco. Mastro Ciccio. Grazie a voi. Allora, Ferdinando, mi pare abbiamo fatto vedere cose straordinarie. Anche il tamburello lo fai tu? No, il tamburello non è tuo. Grazie per grazie averci fatto vedere la tua grande arte. E poi adesso suoniamo. Diciamo ai tempi della pandemia, purtroppo diciamo, anche noi abbiamo subito questa emergenza sanitaria e anche noi stiamo attraversando da più di un anno e mezzo una grave crisi, perché appunto la nostra comunità non è stata indenne. Infatti ci sono quasi 220 casi, sono stati 220 casi positivi, due deceduti, quindi e attualmente abbiamo 15 positivi al coronavirus. Nonostante tutto, ecco, stiamo cercando di dare un'impronta di risveglio e quindi di ripartenza, e abbiamo fortemente voluto quest'anno cercare, sempre nel massimo del rispetto della normativa anti-Covid, ma comunque di organizzare
la festa, quindi... La festa dei Rosario e Catoi in festa insieme? Sì, 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 quello è un binomio ormai che cammina insieme da 12 anni, è diciamo un binomio vincente. Anche ieri sera, nonostante appunto le ristrettezze, abbiamo registrato una notevole affluenza di pubblico, perché appunto ieri, il giorno di San Michele, la festa patronale, abbiamo inaugurato i Catoia in festa e stasera si continua, si prosegue. Mi racconti un po' la devozione del benestarese con la Madonna del Rosario, c'è un attaccamento viscerale, no, i fuochi più belli, sì, della, sì, zona, sì. Insomma. Diciamo che sì, il benestarese, se deve, rinuncia anche a una settimana di vacanze estive, però ecco, per la festa del Santissimo Rosario, da più parti d'Italia ma anche dall'estero raggiungono il loro paese d'origine proprio per passare questi giorni di grande intensità, di tradizione, di cultura e di vocazione, ovviamente. E il carattere del benestarese? Che carattere ha? Ma diciamo, il benestarese secondo me, ecco, non per qualcosa, alla fine diciamo anche qui nel comprensorio non ci sono grandi differenze, però ecco, il benestarese è una persona accogliente, umile, che è disponibile, che ecco, accoglie senza distinzioni chi appunto viene qui nella nostra comunità a passare qualche giorno. Quindi sono veramente orgoglioso di essere il sindaco di Benestare, di avere una comunità così accogliente, così solidale e così aperta. Grazie sindaco, e a questo punto andiamo a raccontare quel che resta del paese di Gesso, venite con me. Veni lo sonno, vorrei sentire lo mare cantare, ca non è chisto lo mare capitti quando ero cotaro, ma chi sta terra siamo noi, non è lo mare, non è la montagna, non è lo sole che ani la brucia, non è lo lupo che canta e si lagna. Asciugare peggio lo mare, ca non è chisto lo sole che approciava quando ero cotaro, ma chi sta terra siamo noi, non è lo mare, non è la montagna, non è lo sole. Che vuol dire al Viaporo? No, è una frazione che... È un posto di benestare? A onde tu vieti? Alla Viaporo ne mandaro. Allora, no, all'aria c'ho sopra ancora. No, si può tagliare pure da. Ma no, veniti in caca per morto. E beh, andiamoli dalla Riaporo. Andiamoli dalla Riaporo. Dammi da Cristo. Tutto alla Riaporo. Cre, vieni morto, dammi. La Riaporo, ricca, a sinistra? Quando va a mostrare. Mamma, tu stai girando, dove hai fatto? Sì, è girato. Il giovane gli ha detto che non ce la faccio. Ah, fuoco mio. Cuori. Madonna, che lontano la Riaporo. Arrivami. Moro alla Riaporo. Arrivami. Aspettavate noi? Alla Riaporo? E che fate alla Riaporo? Sulla sola? Aspetta, qualcuno. Ah, e che aspettate? Guardia medica, mi si tocca. Andava a guardia medica qua? Si tocca la lanterna proprio. A guardia medica andava qua? State male, no? Bisogna fare una puntura. Aia mannaia! Vedo la schiena. E voi che siete qua? Guarda quando avete... Devi andare all'aeroporto. E non devi andare all'aeroporto. Ma non andava a noi, ciucca. Ma i casi di gesso dove sono? Pure qui. L'ultima che restava? Non aveva gesso, ciucca. In fondo parliamo. Voi siete i benestare?
Sempre vissuta qua? Sì. Non gli stavo mai girando? No, fino a 20 anni fu in campagna, sotto al cimitero e ora sono qua. Dove, vicino a Bovalino? No, vicino, ora sono qua. No, prima era sempre nella zona di benestare. Ma mi state riprendendo? No. Mettiamo la luce così, tanto per. Contatevi qualcosa dell'aria poro, vogliamo sapere un po' uno qualcosa. Faccio caro, sta poi. Contatevi qualcosa. Non faccio io così. Conti la vota, conti con mare. Quando era uno che faceva salto. Accadeva in un costurere. A un signore seduto. Andava a scalicella. E suonava l'organo. Un salto come chiamate qua? Un salto. Ah no, costurere. Un salto qui, faceva vestiti uomini. Solo per maschio era qua? Sì. Non faceva vestiti per femmine, no? Non facesse. E poi che c'era altro qua? Un bravo micello, qua c'era tabacchino. Tutto chiuso? Famiglie. Non aveva né salto, né tabacchino, né famiglie, tutto chiuso. Non aveva niente, sentire. Resta sulla guardia medica quando c'è. Sentire, qua c'è una terra, qui. Ah, mannaia. Ma c'è sentire al cimitero, che è brutto. Come non andiamo giorno per giorno. Che fate la casalinga siete, signora? Casalinga fate? Faccio ne tutto. Che fate? Tante campagna pure? Faccio ne tutto. Se potete, magari. E gli è in campagna? Tutta volontà. Un porcello della vita o no? No. Niente, gallini manco? No. E vostro marito che fa di bello? Se lo posso con l'angeli. Ah, peccato, morto pure, lui è morto. E mannaia, aspettiamo all'aria poro, viene qualcuno, prima o poi qualcuno viene. Aspettiamo così. E dove siete voi? Di lontano. Dove? Roccella Ionica, lontano, no? No, non è troppo lontano. La conoscete Roccella? La vita a Padre Francesco. Ah, prima ero vostro, ma vogliamo noi da poco d'anni. Cristo buono, do. Cristo caro e voletelo bene. Eh sì, è una brava, un bravissimo prete, no? Bravissimo, davvero. Volete che avuto torniamo? Buon davvero a padre Rigobert. Sì. Per me. Qualcuno arriva all'aria poro. Una macchina. E voi siete come mele già, come i muschi o mele. È vero, no? Noi siamo come i muschi o mele, capisci? La mosca quando sente addirittura mele qua. Non c'è mele senza muschi, dicia una volta. Se me lo pigliasse un po' mi mandate una. E voi siete come un mercoledì a mezza settimana però. Dopo mi mandava a casa. O come un petrosino, ad ogni minestra. Di solito non esce mai a sera. E stasera ne esce con un capitasto a noi. Ma cura la prova di mele cacca. Partiriggio, poveretto. Ah, allora ci vuole, questo malo tempo che ci fu, queste quattro gocce d'acqua che ci furono oggi, dove andavo? Non è ciò. Che preparaste tu per stasera? Un po' di salsiccia e spinaci. Spinaci? C'erano erbi campo, non era meglio queste che... E che meglio? Fiorito. Si vuole far vedere in televisione il signore, per questo. Ah, perché mi sta. Ma io non ho che sta a Roma. Ex putichino. Putichino è lì. Ma io lo so, no? Un cattavo usale qua voi. Un cattavo usale. Apposta che io dico, no, cattavo usale. No, un cattavo usale. Sicuro? A voi di mangiare salate. Io qua una volta. E poi mi dai questo? No. Fuori, vicino all'aria poro abitavo. Sì, vicino all'aria poro. Nata! Signora, non ti indaghiamo. Voi aspettate un medico. Vedi che... Se volete vi trovo io che faccio i pungitori qua sopra. Come dice la signora? C'è? Trovate che faccio i pungitori. Ah, andava la signora che è infermiera. Infermiera professionale, lavora all'Ocri, all'ospedale. E la chiamate? Nella rianimazione. La chiamate, non ci faccio una pungitura. 35 anni. Chiamatela come medico, non bene stasera. La conosce molto bene. Non bene un medico stasera. Come sorelle. Sentite a mia che non bene un medico, guardate la sua figlia. Tata, se non bene un medico, eccote qua. Tutto, pungitore ed infiltrazione. Sentite. Dove andiamo? Io non voglio. Allora dicevo che salsicce facciste che la cosa di chi spinaci, signore. Non è meglio che i patate? Che patate, cucina figlia mia che io ho messo.
Ma quanto gli stai sempre girando questa lanterna? Volete la portate uno morso qua? Andiamo in India. Via. Andiamo a cantare. Andava la campanella, a me mi piace la campanella. Andiamo, che andiamo a cantare. Ecco qua, tutta la lanterna, tutta la lanterna! E non andiamo. Dove andiamo? Come? Andiamo in via Mazzini. In via Mazzini. La canzonella, com'è? Arrivare i pesci! Andiamo, troviamo i... Ora vannuglio qua! E che vendiamo, niente, allora sei là dove mi portare sta cara lavannuglio? Non ce ne sono due le gente. Meglio, stiamo sulle meglio. No, Carmine, lo scorcio di gesso abbiamo bisogno. La signora arrivò. Maria! Cantate pure voi! Affacciati Maria! Io ho bisogno di qualcuno che mi... Signora, cantate pure voi? Ma non siamo messi bene! Cacciate la mascherina intanto, all'aperto. Ah! Mo siete più bella! Che cantate, signora? Andiamo. Io non canto, canta Carmine Rosella, dai. L'aria magica della serata di Benestare, vicino all'Aria Poro, che era un po' il centro del vecchio paese di Benestare, il paese di gesso, vero Rosella? Sì, assolutamente sì. Le prime tracce si hanno già dal 1559, quindi... Beh. Case di gesso sono rimaste poche. Sono rimaste poche, ma quanto bastano per rivalutare un progetto importante. Quanto bastano per dare vita ai Catoia in Festa, che sono nate 12 anni fa su iniziativa della scrittrice Renata Ceravolo. Stanno andando avanti alla grande e siamo qui proprio perché ieri si sono appunto inaugurati questi Catoia, che erano gli antichi bassi delle case di benestare. Sotto tenevano gli animali, sopra c'erano le abitazioni, mentre adesso sono diventati fantastici e gustosi punti ristoro. Peccato che con la pandemia non ha consentito il regolare svolgimento, perché erano quasi 90 catoi. Però 90 catoi, sì, però con le dovute distanze e accorgimenti Benestare è impavida. È impavida perché ha trasformato l'iniziativa portando l'arte culinaria in piazza e non in questi antichi bassi. Appunto con i dovuti accorgimenti i catoia sono ritornati anche quest'anno. Rosella, facciamo un omaggio alla terra del sud, con una cantante del sud che attesta a Pennello. A Pennello come voce straordinaria, l'abbiamo fatto anche vedere in tante occasioni, l'ultima è stata la Pasqua. E quindi? Sì. L'ultima è stata la Pasqua con Cosimo Papandrea, con il regista che è Pino Carella, perché non è solo Radici Pino Carella, assolutamente con grande piacere, pure perché questa è la mia terra, questa è la mia Benestare. Oltre ai Catoia dobbiamo dire che questa è la festa che ricorda la nostra Maria Santissima del Rosario, ogni prima domenica di ottobre. I battenti si aprono il 29 di settembre con la festa di San Michele e si concludono con la domenica del Rosario. Perché dico questo? Perché questa è la terra che mi appartiene e ognuno di noi ha il diritto di rivendicare la propria terra ovunque, come parlandone bene, favorendo il bene, e laddove il bene non c'è, tutti insieme dobbiamo fare in modo di costruirlo. Rosa Balestrieri lo faceva per la sua Sicilia, infatti tra tutte le sue canzoni ha scritto Terra che non senti, e io ve la propongo alla chitarra Carmine Garreffa, alla lanterna Pina. E catene bella pila la terra, vedeste? Faccio ma segno la lanterna. Maledetto do momento che aggruppevo l'occhi in terra. Intasto un perno, maledetti tutti gli anni, culo cori sempre in guerra. Notte e giorno, terra che non senti, sentire che non dici niente vedendomi morire, terra che non teni come le partire, e niente inciduni per
farli tornare. E c'è Ninao, e c'è Ninao. Sempre in guerra, notte e giorno, maledetto che ti inganna promettendoti la luce e la speranza. Terra che non senti, che non vuoi sentire, che non dici niente vedendomi morire. Terra che non tieni, come vuoi partire, e niente incedoni per farli tornare. E c'è Ninao, e c'è Ninao. Non puoi non venire a Benestare e non andare all'ostello, insomma, di Totò Rocca. Totò è anche un cuoco sopraffino, insomma, cuoco sopraffino, lasciamelo dire, ho avuto modo di assaggiare spesso e volentieri le sue pietanze. Cosa hai preparato intanto? Oggi ho preparato uno dei piatti tipici, classici, la fagiolata con la pancetta e i funghi. Ah, ci hai messo pure i funghi dentro? Sì. E quindi il procedimento come si fa? Il procedimento è molto semplice. La cosa più noiosa o diciamo più lunga è quella dei fagioli, metterli, fagioli borlotti intanto, e non altri tipi. Metterli a mollo la sera prima, cambiare l'acqua per essere pronti insomma il giorno dopo per cucinarli. Poi il resto si soffrigge della cipolla nostrana. La pancetta affumicata, quando è bella soffritta, un po' di peperoncino, quando è bella soffritta aggiungiamo i funghi e li facciamo soffriggere. Funghi, che tipo di funghi hai messo? Ma si può mettere un misto, messo. Un misto, ma qui in maggior parte sono funghi porcini, ma no, possono essere anche chiodini, l'importante è che siano l'odore, funghi, insomma, funghi, del funghi buoni, si soffriggono. Quando sono belli rosolati si aggiunge un po' di pomodoro, ma non molto, pomodoro. Deve avere un sugo di questa, sì, questa colorazione, insomma. Esatto. No? Quando arriva al punto giusto si versa i fagioli già precotti, si lasciano a poco lento, cucinare un bel po'. E il piatto è pronto. Insomma, un paio d'ore in sostanza. No, anche di meno? No, una mezz'oretta. Ah, tipo fagioli, so che ci vuole un po' tanto per cucinarsi. No, perché vanno cotti prima i fagioli. Senti, qui usiamo una pentola normale oppure si può mettere anche quella di coccio, di creta? Si può fare in padella, io li faccio in padella. Ah, ho capito. Solitamente li faccio in padella. Posso dire che è una ricetta molto ambita. Apprezzata. Sì. Allora, mi hanno chiesto in tanti questa ricetta, in un primo momento non gliela volevo dare, poi ho detto ma anche se ve la do non riuscite, infatti a lungo tempo mi hanno telefonato, ma io non riesco a farli, quando li fai?
E mo è facile fare, ce l'abbiamo detto. Esatto. Però ecco, non si può non venire al benestare e non a mangiare i fagioli consati. Esatto. Il dottor Rocca. Bisogna assaggiarli, perché così sì, si vede la bellezza. E adesso noi procediamo all'assaggio, perché abbiamo anche l'assaggiatore ufficiale anche oggi. Sì. E quindi andiamo con Antonio. Da Totò passiamo all'altro Totò. Ok, benissimo. Da Rocca a Rodà. Benissimo. Grazie e buon appetito. Anche a voi. Eccolo il momento dell'assaggio. Antonio, oggi sei caduto a fagiolo, è il caso di dirlo. È il caso di dirlo, veramente. E allora, è la fagiolata di Totò Rocca. Alla, che spettacolo. Alla Totò, la chiamo io. Alla Totò, va bene. Ovviamente gli ingredienti li scoprirai man mano che tu la mangerai. Io so che tu sei ghiotto di fagioli. Sì, sì, in e tutti quindi, i modi. Ecco qua. E vai. Vedo anche la macchia del peperoncino, quindi sicuramente, beh, guarda, attenzione, perché qua Totò potrebbe anche piccare un po', ma vado? Certo, che dici? Certo, andiamo, procediamo con l'assaggio. Allora, vabbè, la base sono i fagioli borlotti, si vedono dalla... beh, guarda un po' qua. Ma ancora non lo mangi? Prima mangi e poi parla allora. Buon appetito, è il mio mondo, fagioli, pancetta, funghi. Anche, hai già scoperto tutto. È piccante? Giusto. Al punto giusto. Oddio, sì. Ci vuole una pezza di pane a casa. Guarda, i funghi. Ti do del buon vinello rosso perché si deve accompagnare col vinello. Ecco qua. Lega bene, fagiola, guarda, funghi e pancetta. E poi questo sughetto con questi pomodorini. È straordinario. Guarda. Yeah. Buon appetito, radici, è il mio mondo questo. Suggerisco di accoppiare il vino così vediamo come cala. Guarda, la pancetta è unica. È buona, pancetta affumicata, ha detto che ci vuole. Sì, ma sono pezzi tagliati ben consistenti, belli grossi. Ci sono due tipi. Salute, sì. Ottima. Proviamo il vino. Non male il vino rosso un po' a temperatura un po' più fresca, ottimo. E allora? Complimenti, io metterei un bel 10, ma anche la lode, e vai, bravo Totò Rocca, è il giorno siamo dei fagioli, nel suo stello, è il giorno dei fagioli. Auguri, auguri. Buon appetito da radici, chi lo vuole realizzare a casa, piatto facile facile. A cattari vurria la virrinedda, di notti lato porta spirito sari, vivi di gioiuzza mia quanto si bella, quando ti spogli prima di curcari. Fossi a così bella, chi lo che mi potesse rannurbari, lascia la porta misa a spaccazzetta, che io stanotte ti vengo a trovare. E una barcuzza va, le riva neri, Nadia d'amore ne vinna a portare. Ridiano tutti lì, celesti speri. Trimmavano gli specchi di lumari. E benedetto Dio che ti manteni. A così bella ti posi formare, spampinano le fiori, un caveni, e l'aria tribolato fa serenare. E spampinano le fiori, un caveni, e l'aria tribolato fa serenare. Avia le trizzi di la Maddalena, testa si meritava una corona, ti la
caso casa no, ci sta all'umera. Lo lustro lo fa tu stida Diana. Catina camite incatinata. Catina cancatini l'arma mia, e bene ti voglio più di lume tu, a così crio cavo bene mia, e bene ti voglio più di lume tu, a così crio cavo bene mia, e bene ti voglio più di lume tu, a così crio cavo bene mia, e bene ti voglio più di lume tu, a così crio cavo bene mia. Bravo! Veniri santo, veniri mattino, quando la madre santa si mise in cammino. Scontrò una vicciaredda per la strada, ed era la Veronica chiamata. Scontrò una vicciaredda per la strada, ed era la Veronica chiamata. Buona donna, un nome io scontrato, che nello viso è tutto un giaiato. Vestuto con una veste ricamata, vedo che non lo poti somigliare. Vestuto con una veste ricamata, vedo che non lo poti somigliare. Buona donna, un nome io scontrato, che nello viso è tutto un giaiato. A facce questo velo ci hai asciugato, e lo so viso ma resto stampato. A facce questo velo ci hai asciugato, e lo so viso ma resto stampato. Giuda, Giuda, traditore, tradimento a mia facisti, e per 33 denari a me figlio tu vendisti. Giuda, Giuda, traditore, tradimento mi facisti, e per 33 denari a me figlio tu vendisti. 33 denari a me figlio tu vendesti. Bravi. Non c'era niente, non c'era cemento. Mignane da una parte e dall'altra. I mignane erano belle. La gente che si... Si parlava di finestra a finestra. Di finestra a finestra. Di catoio a catoio. Si scambiavano lavatelli, fanno pane. Con mare andavi fuoco acceso, venne a figlio di brasi perché non c'erano manco cerini. Si passavano pure i brasi praticamente. Purtroppo è così. Ma era bello però una volta. Perché c'era più... La gente si rispettava di più. C'era più rispetto? Più rispetto, più condivisione con tutti. Io ricordo qua... Pastore, mia madre aveva il forno, faceva il pane,
Lei contava quanti bambini c'erano in questa strada e faceva pugliurelli. E qua andava via. E andava via dai. Figurato che io ho fatto l'insegnante in questo paese. Con 3-4 famiglie facevamo una classe. Addirittura. Che avevano. A voglia cugliurelli. Gente che avevano 10-11 figli. E purtroppo poi un po' la guerra, un po' l'emigrazione ha... perché penso che io ho fatto il sindaco in questo paese per 10 anni. Sono andato in visita, abbiamo fatto una specie di gemellaggio con un comune della centura di Adelaide che si chiama Solbury. Quindi con l'Australia? L'Australia. Avete ancora collegamenti o no con l'Australia? Sì, ho collegamenti perché tra l'altro ho un fratello, un nipote. Dov'è? Adelaide? Adelaide. Gli zii purtroppo sono morti, ho parenti a Sydney, a Maggiore. Quanti sono emigrati da Benestare lì in Australia? Oltre 1 migliaio. Mamma mia! Ci sono alcune... È la colonia più grande forse che avete all'estero? Ho scritto un diario di viaggio per, non so se te lo ricordi, allora il compianto Tano Sant'Agata pubblicava il giornale della Calabria. Sì, come no. Calabria. E io ho scritto un diario. Dicevo proprio che in Australia ho trovato delle rughe di Benestare. Addirittura c'erano delle strade lunghe 200-300 metri e a destra e a sinistra c'era solamente gente di Benestare. Quindi festeggeranno anche là la Madonna del Rosario? Festeggiano, infatti io quando sono andato la confraternita mi ha dato un quadro grande, l'ho portato e ogni domenica si riuniscono in un giardino. Là ci sono dei giardini immensi, si danno appuntamento, si raccolgono 300-400 persone, vanno alla ricerca di un prete che celebra la messa in italiano, dicono la messa e festeggiano la Madonna del Rosario. Grazie, e mi davai all'aria a e penso che hanno affittato un ristorante per fare un ricevimento per noi, per il sindaco e per la delegazione che erano. Quindi era sindaco all'epoca? Sì, eravamo 730 tutti del Benestare. Mamma mia. Penso che io avevo portato 500 agli addetti del comune. Non bastarono. Quando tornai a Benestare ti sono mandato un altro. Complimenti. Una cosa impressionante. Cioè. E poi tra l'altro il fatto che mi è rimasto proprio nella mente, quando siamo scesi all'aeroporto di Adelaide, non ti esagero che c'erano almeno 300-400 persone, perché sono andato io col vice sindaco. Caspita, che accoglienza! E altre 30 persone qua del Benestare, quindi figurati, i familiari. È come se arrivano un cantante famoso, un calciatore. Hanno chiamato, si sono presentati con cartelli, viva Benestare, benvenuti paesani. È intervenuta la polizia perché non sapeva che cosa era successo. Poi un amico là di Adelaide l'ha chiamato e ha detto: no, non ti preoccupare, non succede niente, qua sono venuti dai paesani dell'Italia. Senti, io ho l'opportunità di salutare gli australiani e Adelaide perché vedono questo programma anche lì. Le saluto tutti volentieri. Ricordo quando sono salito su un palco per dare il saluto, più che guardare me guardavano la bandiera italiana. Io sono rimasto proprio emozionato. È un'altra cosa bella. Grande attaccamento alla patria. Un'altra cosa bella che ho trovato, sai qual è? Quando sono andato a visitare il cimitero di Croydon e trovavi nomi e cognomi che erano conosciuti, di Platica, Carreri, Benestare, Avellino, Treviso, in molte, perché là il marmo costa moltissimo in Australia, quindi siccome c'è l'usanza dei morti li sotterrano 2 metri in profondità. Sottoterra, sì. Sottoterra. E poi mettono quelli che hanno la possibilità, la lapide, insomma. Una piccola lapide. Accanto al nome e al cognome, sai che cosa mettono? La bandiera italiana. Addirittura. una cosa proprio che deve dare. L'ultima domanda prima di andarmene. Ma Carmine suona la chitarra in maniera divina. Rosella ha una bellissima voce. Ma è qui Pigliaro? Boh. Voi suonate, cantate? Non so. Vostra moglie? Non suono e non canto. Vostra moglie nemmeno?
dono della natura, fu solo Gesù Cristo allora. Forse no, erano altri tempi, noi quando ero ragazzo io altro che cantavo. Non si cantava, non si suonava, si lavorava. Buona serata. Grazie. Grazie a voi. Buona collina, tra profumi ed olivari, se tu guardi vidi casi, du paesi i benestari, si cammini in tana strada e ti fermi in un momento, senti l'aria imbarzamata, sento corito e contento, si cogliono ti saluta, lo saluto sei è sincero, tu ti senti paesano, pur usissi forestero. Però i cordi vocali chiusi, no, non mi ha visto, sì. No, se rugginisce, no, poi è peccato. Capisci come ho fatto. Io ritornello andiamo a ragazzino. Su pa capo una collina, tra profumi ed olivari, se tu guardi vidi casi, tu paesi i benestari, si cammini in tana strada e ti fermi in un momento, senti l'aria imbarzamata, sento corito e contento, si cogliono saluta, lo saluto sei è sincero, tu ti senti paesano, pur usissi forestero, benestare sina voce si senta ad ogni istante, se nu cielo che noi luce da lupetto ille migranti, se tu sa canda partire la tua vita e nu calvario, ma si preghi e si fedeli, c'è a Madonna du Rosario, ad ottobre in ta nottata, chi li spari a menza luna, sembra una serenata fatta sutta di barcuna, ma la gente che è lontana non li senti, chi gli botti prega sempre la Madonna per muli manteni forti, benestare
sì una voce che si senta ad ogni istante, se non c'è chiatta chiatta, la Madonna ti ci abbraccia, una pietra pizzuta pizzuta, la Madonna ti ci aiuta. Oh, ma mudarma non da va. Per curare che mangi ricotti, va la chiesa non ti di notte, non ti levi lo coppolino, per curare se malangino. Oh, ma mudarma non da va. Sonno, sonno, vieni, vieni a cavallo e non a piedi. Sonno, pigliatillo e domani portamillo. Ci figi in un letto di menta, che però non l'addormenta. Gira, gira, mondo, gira, gira, quanto è tondo. Fiore di pipe e di menta, gira, gira, t'addormenta. Ma mudarma non da va. Vena l'uomo nero, no che non ti piglio in giro. Vena anzina lo mattino, dorma, dorma marangino. Oh, ma mudarma non da va. Sonno, sonno, vieni, vieni a cavallo e non a piedi. Vieni, pigliatillo e domani portamillo. Ci fici un letto di menta, che però non l'addormenta. Quanto strati e paesi e città io conosco, e quanto treni a scendere e a inchianare, quanto facce di uomini, di femmine, di picciritti che salutano, e lo treno che passa agli robbi stenduti e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti, puntari i denari, con la mano tra la sacchetta affondata, e quanto strada, con i piedi che dolino, e lo cori che si squaglia come gira. Ci sono scelte che lasciano il segno per sempre. Sono le scelte definitive. Mobili Pizzi vi apre davanti spazi visti da una prospettiva precisa, la vostra. Scegliete da noi i vostri mobili, che siano classici o moderni o persino su misura. Con Riflessi, La Falegnami, Saber, Le Fabrie, Cucine Torchietti, Ernesto Meda, Stosa. Con la nostra consulenza tecnica e la progettazione di interni. Mobili Pizzi, Superstrada Ionica, uscita Galleria Melito Porto Salvo. Info 0965 78 37 83. www.mobilipizzi.it. Vieni a visitare il nuovo showroom Stosa Cucine. La Mallamaci Grandi Impianti lavora dal 1988 nel settore delle foriture e servizi globali per la ristorazione professionale, con un vasto assortimento di prodotti delle migliori marche nel settore e servizi che la rendono un'azienda dinamica, attenta all'evoluzione del mercato e a soddisfare efficacemente le esigenze dei clienti, creando una partnership business to business. L'esperienza di oltre 30 anni nel settore ed il costante aggiornamento sono garanzia di qualità, affidabilità e ricercatività
all'adeguatezza delle soluzioni ottimali per ogni contesto, con l'obiettivo di ridurre i consumi e massimizzare i rendimenti, progettando attività dallo stile accattivante nel pieno rispetto della normativa vigente. Consulenza personalizzata, progettazione e rendering, montaggio e assistenza, consulenza finanziaria. Mallamaci Grandi Impianti, via Sbarre Inferiori, Reggio Calabria, dal 1988. Sulle alture delle colline calabresi, da un attento lavoro di raccolta che unisce tradizione e innovazione, nasce il pregiato olio extravergine d'oliva che il Frantoio Perre fornisce dal 1964. Frutto caratterizzato da un basso valore di acido oleico e dal gusto deciso che lo rende un prodotto scelto in tutto il mondo. Olio Perre, un viaggio per il tuo palato. Contattaci subito per informazioni. Style Arredamenti di Patrizia Anastasi, nella nuovissima e più ampia sede sulla strada statale 106 a Bovalino. Ora anche vasta esposizione cucine Febal e camerette Moretti Compact. Style Arredamenti, tutte le migliori proposte per arredare la tua casa. Qualunque sia il tuo stile, troviamo insieme le soluzioni più adatte per te. Style Arredamenti, stile classico, moderno e contemporaneo. Le ultime novità, i migliori marchi di cucine, camere da letto e complementi d'arredo. Il vantaggio dei servizi esclusivi, la progettazione, comodità dei pagamenti e finanziamenti personalizzati. Style Arredamenti, la competenza ad ogni costo. Style Arredamenti si è rinnovato. Vieni a vedere la nuovissima sede di Bovalino. Ti aspetta una nuova e più ampia esposizione con la convenienza di sempre. Cucine, camere da letto, soggiorni, divani, porte e tanto altro. Una scelta infinita di mobili moderni o classici con le ultime novità. Style Arredamenti ti segue dalla progettazione in 3D al montaggio e ti offre pagamenti con finanziamenti personalizzati. Style Arredamenti di Patrizia Anastasi è tutto nuovo. Sulla strada statale 106 di fronte a stabilimento Profil Serre. Info allo 0964 62 90 07.